Il mio tutto diviso mail, mi beccate quando volete. Va bene. Mi beccate quando volete. Allora, tutto. Siamo arrivati al quarto incontro, no? Quindi oggi il tema è quello degli strumenti e degli obiettivi, no? Cominciare a delineare, perché abbiamo detto questo deve essere un corso di formazione con dibattito, perché abbiamo apprezzato la voglia della volta scorsa di discutere, come anche precedente. Il primo intervento nostro, il mio e di Ferrara, è stato un po' troppo esteso, ha compresso il dibattito, però oggi riprendiamo ancora il discorso del dibattito. Allora, i temi di oggi sono appunto gli strumenti, che sono strumenti. Gianni Tognoni, il direttore del Negri Sud, che è impegnato a livello internazionale su diversi fronti, come voi, molti di voi conoscono già, quindi non serve una presentazione dettagliata, però è una persona che ha molto riflettuto sul sistema, ha fatto notevoli iniziative, ne parlava anche la volta scorsa Maurizio Bardi, con la medicina generale, la medicina di base, attività di ricerca, ovvero attività che hanno dimostrato che si può essere e si può chiedere alla medicina di base qualche cosa di diverso di quello del vecchio medico della mutua di memoria ormai superata, ma che tende a ripresentarsi con le varie prestazioni a pagamento che stanno riprendendo piede. Quindi in questo senso è un personaggio che ha lavorato molto su questi temi, ma soprattutto, credo, fra le altre cose più recenti, si è molto impegnato a trovare e a definire degli strumenti scientifici, anche degli approcci, di far diventare un po' parlare di epidemiologia di cittadinanza. E questo si collega molto alla partecipazione, cioè partecipare richiede un impegno, richiede la capacità di avere degli strumenti di critica e degli strumenti anche di proposta. E sulla proposta e sull'analisi poi si inserirà il secondo intervento della serata, che è quello di Fulvio Arora, e riporta un po' il discorso di come si sta muovendo la Lombardia, la sanità lombarda, una sanità per alcuni aspetti cosiddetta di eccellenza, ma per altri aspetti con molte ombre. Quindi e anche con delle prospettive molto discutibili. Quindi si comincerà a entrare nel merito anche di quelli che possono essere dei temi sui cui imbastire un discorso di lotta, no? Nel senso che questo corso è stato fatto non a caso, tra gli altri, la Medicina Democratica, che non è un movimento culturale sulla sanità, ma è un movimento di lotta per la salute. Quindi questo è un po' il tema che vogliamo che sia lungo tutto il corso. Quindi lascio sicuramente la parola a Gianni Tognoni e poi ci sarà lo spazio per discutere subito dopo il suo intervento. Oltretutto il problema di Gianni Tognoni è quello di essere super impegnato, quindi viene da Pescara, deve rientrare rapidamente, ha dovuto disdire un impegno a Napoli, cioè per essere qui. Quindi apprezziamo molto lo sforzo che ha fatto per essere presenti al nostro corso. Grazie ancora. Grazie. Per me è molto bello tornare qui al Punto Rosso in queste iniziative anche un po' milanesi, perché ormai come parte di questo lavoro di ricerca sul modo di coinvolgere i vari pezzi della società, è 10 anni che ormai lavoro in una regione come l'Abruzzo, dove ci sono tante cose belle, ma dove si anche vede come se fosse una specie di miniatura di tutti i disastri che stanno succedendo di questi tempi qui nella società italiana, nel senso che quelle che sono le varie crisi culturali, economiche o meno, quando passano dal livello macro grande al livello micro, diventano oltre che drammatiche, molto ridicole, nel senso che la corruzione è fatta di tutti i piccoli imbrogli, la sanità è fatta di nascondimento di tanti dati che non si possono far vedere perché poi c'è sotto tutto il raccordo del cliente e il privato, è tutto un intreccio che trasforma, e lo cito per quello, non per criticare l'abuso, perché lavorando anche con la Puglia o con la Calabria se le vedo molto peggio, anche se la Puglia ha delle cose molto belle, lo dico perché in fondo il tema di questa sera in qualche modo potrebbe essere anche tradotto
nei termini che erano quasi normali al tempo in cui è stato introdotto nella sanità italiana negli anni 70, erano gli anni nei quali il problema della partecipazione era quasi di per sé la struttura portante della società, perché era il tempo in cui cresceva tutta la parte del diritto dei lavoratori, medicina democratica nasceva, si sviluppava con quelli che facevano l'epidemiologia del rischio da lavoro a partire dal basso, dalle fabbriche, come sperimentazione di quello che poteva essere un sistema sanitario nazionale. Si creavano dei gruppi per la medicina che poi sono diventati gruppi che poi andavano per la salute riproduttiva, i consultori. La psichiatria si sperimentava nelle aree locali, perché il concetto in fondo legato alla partecipazione è quello di essere qualcosa che permette alle persone reali, che vivono nelle condizioni reali, non che vivono nei programmi dei partiti, ma che vivono i problemi nella realtà, di essere coloro che esprimono anzitutto i bisogni, e che proprio perché riescono a esprimere i bisogni, nel senso che vengono riconosciuti come portatori o portatrici di una cultura, possono anche partecipare alla ricerca delle risposte. In fondo la sanità, ricordiamoci, ed è importante, Giorgio Duca diceva, ritorniamo ai fondamentali, la sanità nasce nel tempo moderno, che dovrebbe essere il nostro più o meno, come la prima espressione di quello che era stata la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Dopo la Grande Guerra, che ha cancellato la partecipazione, era stata proprio la sperimentazione drammatica per anni del abbandonare qualsiasi logica di diritto per dichiarare che la guerra è l'unico modo per creare democrazia. Alla fine di quella tragedia le nazioni erano talmente stravolte che hanno fatto una cosa impensabile, se uno guardava razionalmente, che era quello di dire: da un terrore del genere si esce soltanto capovolgendo il modello culturale. E si dichiarava che tutti, in un mondo così disuguale che ha fatto la Shoah, tutto quello che volete, occorre che tutti siano uguali, c'erano ancora le colonie, devono scomparire. Cioè il mondo si era messo a pensare al futuro come qualcosa in cui gli umani tutti, senza nessuna differenza né di sesso né di religione né di razza, dovevano essere i soggetti della storia. L'introduzione. Finita la Dichiarazione Universale, che cosa succede? Dice: ma come si fa a far capire alle persone tutto questo, le colonie, l'universalità? E il primo indicatore che è stato fatto è stato quello di dichiarare che la sanità, la salute, era l'indicatore più comprensibile, era proprio lo strumento per alfabetizzare tutti al diritto alla vita. La sanità non era, cioè, e allora non c'era tanta tecnologia, un insieme di pratiche, ma la sanità era un orizzonte di diritto. In fondo la definizione che mi ha data, molto utopica, ma era molto precisa. La sanità non ha niente a che fare, o la salute non ha niente a che fare con la medicina. Ed è importante questo, ancora adesso, per la partecipazione. La medicina è un aspetto tecnico. La salute e la sanità hanno a che fare con la fruizione della vita. La sanità è uno degli strumenti perché coloro che non sono in grado di fruire la vita come autonomia e come salute possano averla, perché la società dichiara che la sanità deve essere quello strumento sociale disponibile a tutti, perché gli impedimenti alla fruizione della vita, la malattia di tutti i tipi, fisica, mentale, la disabilità, i traumi, tutto questo, possono essere riconosciuti come anzitutto non problemi medici, ma come violazioni al diritto a una vita nell'autonomia e nell'uguaglianza. Quello non era una utopia. Se voi prendete il primo sistema sanitario che è stato creato, che è quello inglese, in fondo
l'hanno creato i conservatori inglesi, che erano quelli che dirigevano, ma l'hanno fatto per una cosa, di un ragionamento assolutamente banale. Hanno detto, negli ultimi tempi della guerra c'era un tal disastro sociale che abbiamo creato una solidarietà dando pane, cibo, riconoscendo che il diritto era quello almeno di avere il diritto alla vita del dopo. Perché non lo prolunghiamo? Il sistema sanitario nazionale dice che gli strumenti per garantire la vita, l'alimentazione, erano quelli gli strumenti. Farmaci, ce n'erano pochissimi, la penicillina, e ce n'erano pochi. Il problema cioè è di creare un sistema che garantisse in tempo di pace la solidarietà che si era creata in tempo di guerra. La storia è dettagliatissima e si è descritta. Tanto è vero che quando sperimentano il primo farmaco per la tubercolosi, che ricordiamoci, è una malattia della povertà, essendo una malattia della povertà diventa anche il terreno per crescita di un batterio che produce una malattia. Ma la tubercolosi stava già decrescendo, come decresce adesso nei vari paesi, in funzione del cibo, di tutto questo. Poi il farmaco subentra e allora avevano inventato, hanno creato un farmaco che si chiamava streptomicina e si chiama ancora, è sempre lo stesso farmaco di allora. E avevano questa streptomicina che dovevano dire serve o meno, sembrava che servisse, come si fa a saperlo? E allora a questo punto i ricercatori inglesi molto bravi, che poi noi tutti abbiamo studiato, Luca poi Duca è un iper specialista di questi, ma che hanno tutti i nomi, che hanno fondato la statistica, Bradford Hill, Richard Doll, tutti questi, hanno pensato bene che dovevano fare una prova per sapere come fare e dovevano fare uno studio controllato. Ma lo studio controllato alla fine, che significa io devo dare a un po' di pazienti il farmaco e a un altro i pazienti no, per sapere se chi prende il farmaco va meglio degli altri. Diamo a tutti da mangiare, rispettiamo il diritto di tutti a avere le cose essenziali, occorre sapere se il farmaco aggiunge qualcosa alla vita normale. E a questo punto dovevano fare uno studio, si chiama randomizzato, ma hanno fatto uno studio randomizzato molto pragmatico, molto banale. Sostanzialmente loro avevano poco farmaco. E si faceva come fare a distribuire il farmaco in maniera uguale, senza violare i diritti. E si usa uno strumento tecnico, la randomizzazione, per dire fino a che non sappiamo se effettivamente possiamo investire soldi, perché non ne avevano, gli americani non gli davano il farmaco gratuitamente, facciamo uno studio finché si vedono dei risultati positivi. E l'hanno fatto ed è diventato il primo studio che tutti studiamo e che ha creato la tubercolosi. La stessa cosa, finisco con la storia, è successo pochissimi anni dopo, per darvi di nuovo l'idea che c'è una coincidenza forte tra la storia della metodologia scientifica, la salute pubblica e quella che dovrebbe essere la sanità. Qualche anno dopo, e tutti noi ne abbiamo subito poi le conseguenze per i ritardi che abbiamo avuto nel nostro paese, è fatta la sperimentazione per i vaccini della poliomielite. E occorreva fare una sperimentazione grande, tutta diversa da quella della tubercolosi, ma grande, ci volevano centinaia di migliaia di persone per sapere se effettivamente durante la stagione invernale vaccinare o meno diminuiva il rischio di malattia. E hanno fatto uno studio altrettanto democratico. Gli ideatori di questo studio, uno di loro lo statistician, era uno che sarebbe diventato poi iper famoso, tanto che tutti lo citiamo tutti i giorni, si chiamava Paul Meyer, e è quello che ha detto ma in fondo bisogna randomizzarli, l'unica cosa per farli venire è che possiamo. E hanno usato la radio, che era diventata lo strumento, se ricordate anche dei film di Woody Allen, era lo strumento per comunicare con tutto, e si diceva alla radio, che era quella che annunciava anche tutto per la guerra, tutto che cosa succedeva, hanno detto sta succedendo una cosa importante, c'è un'idea da sperimentare, se voi partecipate. Quelli che vogliono produrre un'evidenza scientifica si presentano liberamente, e così era sicuro che erano d'accordo, a dei punti di raccordo, come quando c'è un bisogno, un disastro, qualcosa, lì era un evento propositivo. La gente si è presentata e hanno fatto questa sperimentazione in 6 mesi o qualcosa di simile e hanno, virgolette, inventato
il vaccino contro la poliomielite. È chiaro che la parte biologica, medica, farmacologica, tutto quello che serviva al vaccino era di chi faceva la scienza, ma i protagonisti di quella ricerca era questa popolazione che era entrata volontariamente sentendosi parte di un progresso che doveva servire per tutto il paese, e rischiavano di dire: perché questo vaccino serve o fa male? Sappiamo tutto quello che certe volte c'era, e allora 1950, voi immaginate che cosa poteva capire la gente di un vaccino di questo tipo, che si prendeva per l'influenza, la poliomielite, c'erano tutti gli elementi per essere terrorizzati. La gente è andata, ha capito che quello faceva parte di un progresso della società. Allora, il problema che volevo sottolineare con questi pochi dati, potrebbero essere andare avanti tanto, ma è bene lasciare tempo alle domande e alla discussione. In fondo, quello che vorrei dire è che alla domanda di questa sera, come fare, diceva che dobbiamo trovare degli strumenti, a garantire la partecipazione, come fare, oppure è normale che sia la partecipazione, perché oggi non partecipiamo, la risposta è fatta, dovrebbe essere ovvio, cioè una salute, cioè una fruizione del diritto alla vita, di tutti i diritti alla vita, senza partecipazione non è molto probabile. Quello che si vede in tutti i paesi, perfino Bill Gates, che è uno dei grandi benefattori, ha scoperto, e lo dice in tutte le interviste che sta rilasciando negli ultimi tempi, che non si può arrivare in un paese e dare soltanto dei fondi, occorre far crescere le comunità. Perfino lui si è accorto che bisogna far crescere le comunità, perché non basta dare i farmaci per l'AIDS se la gente non sa che cosa significa fare una prevenzione, se non partecipa, se non segue, se non garantisce la continuità, cioè se non vede che la cura dell'AIDS è parte di un suo recupero effettivamente del diritto alla vita, perché se va avanti senza avere una prevenzione e poi non si fa controllare tutto, poi com'era i primi tempi qua e com'è ancora adesso in molti paesi quando non si riesce a far entrare un messaggio. Per cui il problema, il concetto che la partecipazione deve essere elemento essenziale del nostro modo di cercare una salute fatta meglio, la risposta c'è, e è una risposta però a questo punto che fa sorgere la domanda vera. E la domanda vera è, non ha più a che fare di nuovo con la medicina. Medicina, come allora e come sempre, è espressione di un modello sociale. Se nella società la partecipazione è stata dichiarata illegale, come praticamente oggi nelle nostre società, la domanda è praticabile una medicina partecipata in una società che ha dichiarato illegale la democrazia? Perché il problema con cui abbiamo a che fare oggi in generale è che noi abbiamo un sistema sanitario che grosso modo funziona, poi sono le liste d'attesa, sono tutte le cose che parlerà Aurora, no, sappiamo tutti che sono tante cose, però se uno guarda rispetto al mondo, i nostri indicatori sanitari, anzi, ci dicono che siamo stati talmente di successo che abbiamo creato adesso una popolazione che è quella degli anziani, che non sappiamo più dove mettere, e che continuiamo a pensare di trattare come se fossero dei malati, quando non hanno nulla, e la medicina non sa niente di loro, proprio non sa niente, cerca di inventare delle cose. L'ultima cosa che ho trovato mentre venivo su, stanno creando dei modelli animali per sapere se si può ringiovanire il cuore, e fanno dei modelli in cui mettono un animale vecchio e un animale giovane, gli fanno la circolazione crociata e si vede se lasciando lì per un po' di tempo il cuore del vecchio ringiovanisce prendendo i battiti del giovane. Allora, tutto questo può essere una cosa, ma è evidente che il problema che noi abbiamo oggi non è quello di avere mezzi tecnologici per la sanità, ne abbiamo fin troppi. Ne abbiamo al punto che il problema vero di oggi è che la sanità, per sopravvivere come sistema, inventa malattie, perché ha bisogno di un mercato in cui vendere le cose che propone. E tanto più inventa malattie finte,
tanto meglio è, perché alle malattie finte si possono dare tutti i farmaci più inutili, perché intanto va bene lo stesso, no? L'importante è non far troppo male. Se voi vedete la letteratura oggi, anche cosiddetta scientifica, diventa quasi quotidiano, l'ultima è stata l'altro giorno, che le ditte che nel mondo producono più medicine tutte sono normalmente multate dagli Stati Uniti, ma perché imbrogliano sostanzialmente. Però siccome negli Stati Uniti tutto quello che deve essere penale non funziona, le condannano tutte perché violano delle regole del mercato, cioè dicono, per esempio, fanno una propaganda un po' illegale. No, non dice proprio la verità. Ci vogliono tanti anni per fare i processi. L'ultimo, questa Johnson & Johnson, che deve essere la terza multinazionale del mondo, è stata multata per qualcosa come intorno a 23 miliardi di dollari, che non è una multa piccolina. Questi hanno detto, firmiamo, non c'è problema, perché abbiamo guadagnato in tutto il tempo che vi abbiamo imbrogliato circa 100 miliardi di dollari, e poi, insomma, è un investimento buono, no? Nel senso che è tutto sommato. Allora, il problema è che noi ci troviamo di fronte, perché dico questo non per farti uno scandalo, perché non è manco più uno scandalo nel mondo, cioè, se voi prendete la Pfizer, la Glaxo è riuscita a fare anche degli imbrogli recenti perfino in Cina, e perfino i cinesi si sono accorti, che tutto dire che c'era un gioco di mercato e che tutti i farmaci che proponevano erano sostanzialmente dei modi per convincere i medici a prescrivere anche quando non serviva. Cioè, il problema non è più uno scandalo. La medicina, per tutta la sua parte tecnologica, è stata talmente di, virgolette, successo, bene o male, chi di noi oggi non prende, se ha più o meno la mia età, quei due o tre farmaci, un po' per l'ipertensione, un po' per eventualmente qualcuno con colesterolo, un po' per qualcos'altro, e poi qualcuno lo prende per dormire. Cioè, è entrata come una componente talmente normale che adesso ha acquisito le regole del mercato. Uno deve diventare un consumatore. Il consumatore, per definizione, non partecipa, perché al consumatore si dà un ruolo di partecipante finto. È uno che può discutere questo, ma mi piace più questo piuttosto che l'altro, ma non accetta di dire non devi consumare, nel senso che è diventato un dipendente da queste cose. Il problema è noto un po' dappertutto. Il consumatore però cos'è, ed è il problema della partecipazione di nuovo? Dichiarare una partecipazione come bene generale della medicina finisce per essere come il discorso delle primarie, che siano del PD o di non importa chi, che si dice adesso inventiamo un sistema per far finta che tutti possano dire il loro parere, poi si litiga anche sul sistema. Il problema è che è una partecipazione non finalizzata a un bisogno riconoscibile e che corrisponde effettivamente a persone reali, come ai vecchi tempi, ma corrisponde a idee. Per darvi un'idea concreta, se io devo fare oggi, diciamo così, il 5% della popolazione, anziani o malati complicati o meno, in una AS consuma il 52% delle risorse. Di fronte a una cosa del genere, quelli che amministrano cosa fanno? Devono in qualche modo far finta di diluire tutto questo su tutti, perché sennò uno che facesse un po' vi dice, farà, è più semplice, qualcuno ha fatto dei modelli, eliminare il 5%, nel senso che tutti quelli che sono così anziani, che vanno avanti in questo senso qui, lo stanno cercando di fare, perché tutti quelli che poi vanno nelle case di riposo, nell'RSA, che poi diventano parte non soltanto del ticket, ma di un pubblico privato, che è tutto privato, quelli che vanno nel pubblico, salvo alcune situazioni, hanno dei problemi, e su quelli la medicina non fa ricerca perché non sa cosa fare. Sugli anziani si continua a dare dei farmaci per la memoria, sapendo da tanti anni che non fanno rigorosamente niente, ma proprio niente, al massimo fanno male, perché gli aggiungono agli psicofarmaci, con la memoria anche gli psicofarmaci, e fanno male. Allora però perché, che cosa hanno bisogno questi pazienti anziani complessi? Hanno bisogno di un modello di medicina o di società solidale? Cioè, hanno bisogno
di tante badanti trasformate in infermiere più rimborsabile da un sistema sanitario, così ho bisogno di reti sociali che possono includere anche eventualmente la parte di... Ma quello è un modello di società che non si riesce più a pensare. La stessa cosa è vera per tutta la parte di un'area della medicina che ha bisogno enormemente, perché lì sì la sanità non c'è, per esempio della riabilitazione di tanti tipi e di tipo proprio fisico e di tipo psichico, e che nel pubblico, poi adesso il concetto di pubblico privato, poi ne parlerà senz'altro Fulvio, ma sta cambiando in maniera drammatica, perché prima il privato sembrava che fosse anche quello che eventualmente costava di più, adesso in Abruzzo il privato costa molto meno. Allora il problema non è il privato e il pubblico, cioè la confusione dei termini, il problema della partecipazione è anche capire che cosa è che ti garantisce un diritto. Se il mio diritto è garantito attraverso un ticket talmente pesante e attraverso delle liste d'attesa che mi fa perdere il diritto, io sono costretto a riconoscere che il mio diritto lo devo rispettare pagando qualcosa. Ma di tutto questo nella politica, dove veramente c'è il problema della partecipazione, non si parla più. Non so se avete, ma i partiti di qualsiasi tipo hanno cancellato la sanità dal dibattito della partecipazione. Non c'è più nessuno. Provate a vederlo. L'ultimo tentativo, ma un tentativo fatto tra l'altro non tanto bene, di piano sanitario è stato nel 98 con Rosi Bindi. Tentativo, in cui c'erano dentro anche tanti di una generazione che era ancora quella nostra, più o meno allora, che non era così vecchia, e che cercava di parlare di qualcosa. Finito quello, e perché era un tentativo che cercava di bloccare quello che era stata anche una trasformazione di linguaggio della medicina, perché nel 95 la medicina non ha più parlato di sanità, ma di aziende sanitarie. Cioè, passaggio culturale proprio di paradigma ha fatto scomparire le persone. Dal 95 in poi in Italia le persone non sono più parte del sistema sociale della sanità, non sono più soggetti della sanità. La sanità parla solo di prestazioni, non parla più di persone. Se voi chiedete a un direttore generale come sono andati i suoi pazienti, lui può dirvi quante prestazioni ha fatto l'ospedale. Ma le storie dei pazienti dall'ospedale verso fuori, che è la storia, cioè il diritto delle persone è quello di avere una visibilità, l'habeas corpus, e un corpo vivo che fa storia. Se io devo sapere come va un bambino a cui carico la cura di tante cose in maniera perinatale, tanto da far sopravvivere uno che pesa 800 grammi, e poi non gli garantisco un follow up che effettivamente non soltanto vada a vedere se a 7 anni va o non va a scuola, ma un follow up che lo segue fino ai 7 anni, sapendo che lui fino ai 7 anni è a rischio. E invece non c'è nulla di questo. Adesso c'è, per dare l'idea dei bisogni che devono emergere se le persone sono i soggetti, ma se io devo far emergere, com'è in sanità oggi, i livelli essenziali di assistenza, cioè quali sono le prestazioni che devo dare, chi è che decide? I livelli essenziali li decidono i tecnici, e quando va bene, va bene, ma se io non misuro la trasferibilità di questi livelli essenziali, io posso dire che uno ha il diritto di una riabilitazione adeguata, ma se poi dico che il livello essenziale di assistenza per un paziente che ha avuto un ictus e deve essere riabilitato è rimborsabile soltanto per 15 giorni, io lo sto prendendo in giro, spendo soldi, ma lo imbroglio sui diritti dicendo che quello è l'unica cosa che posso dare come prestazione. Ora, la partecipazione è proprio un recupero oggi di una alfabetizzazione che significa far ricomparire le persone con i loro bisogni. E allora, e dopo discutiamo se no certo tante cose, occorrerebbe riprendere effettivamente una discussione sulla sanità che, tenendo conto in maniera
imprescindibile, perché non si può far finta che il problema ormai è diventato anche economico, è tutto il privato, il pubblico, l'organizzazione. Ma quello di cui più c'è bisogno è proprio il fatto di fare ricomparire le persone e la loro capacità effettivamente di descrivere come vanno le loro storie, e a questo punto di far ricomparire dei medici che siano in grado di rendere visibili le persone. Se io chiedo oggi a un medico di base, per essere molto pratico, abbiamo appena finito di fare uno studio con 800 medici brevissimi che in giro per l'Italia hanno accettato di dire: ma tutti parlano del rischio cardiovascolare, ma questo rischio cardiovascolare che si può misurare, colesterolo, ipertensione, quando uno gli chiedeva a questi medici: ma quanti pazienti hai che hanno un rischio cardiovascolare da curare? E sembrava di fare la domanda più ovvia, no? Computer. No, perché il rischio cardiovascolare non era qualificato se non con un modello dell'Istituto Superiore di Sanità che i medici non credevano. Tant'è vero che quando abbiamo detto: facciamo una prova, vediamo un attimo, mettiamo tutti gli stessi fattori di rischio. Allora, quanti sono? Abbiamo fatto una prova in cui hanno riorganizzato il computer a registrare non soltanto la misura delle pressioni e tutto, ma le persone con 60 anni che hanno l'ipertensione così, che hanno il colesterolo, cioè ricollegare i vari pezzi del rischio a una persona. Però non sono i fattori di rischio, sono le persone a rischio, e una persona che ha come rischio l'ipertensione, il colesterolo e ha 70 anni non è la stessa roba di una persona che ha i 45 anni. Una persona, che sono poche per fortuna, che ha 45 anni, ha un rischio cardiovascolare, ha bisogno di un trattamento che è tutto diverso. E se uno poi invece ha 85 anni e ha il colesterolo elevato, è inutile che glielo mettiamo come un fattore di rischio a 85 anni, gli si dice: congratulazioni, lei ha il colesterolo elevato, sta benissimo, può scegliere quello che vuole da mangiare, si goda la vita, e per favore non vada dal medico a chiedere le statine. A uno invece che ha una aterosclerosi di un certo tipo, devo dire, cioè, se io non faccio ricomparire anche nelle cose banali. Quando abbiamo fatto la prova, di fatto questi medici, allora l'abbiamo fatto, tutti hanno preso gli stessi fattori di rischio e hanno detto: bene, a questo punto, di fronte a questi pazienti, ognuno senza dirlo all'altro, voi adesso tutti avete quanti e come questi pazienti li giudicate a rischio? Ed è stato bellissimo vedere che giustamente il medico messo di fronte alle persone includeva nelle persone la loro storia. Se il paziente aveva dei fattori di rischio ed era solo, quello era più a rischio di uno che invece era accompagnato, soprattutto se era anziano. Se uno che era stato licenziato era più a rischio di problemi cardiovascolari. E veniva fuori che a fattori di rischio uguale i profili personali di rischio erano diversi. Quando abbiamo fatto lo studio vero, per questo abbiamo fatto 12.000 pazienti nord, sud, e c'è stata una partecipazione fantastica, tanto è vero che poi abbiamo mandato il lavoro da pubblicare sul più grande giornale, per cui tutti i medici contenti, perché è la prima volta che la medicina italiana pubblica in accordo, perché tutti partecipavano, mettevano insieme i dati, avevano riscoperto il fatto che ognuno ha la sua pratica privata, ma per capire che cosa succede nelle popolazioni, anzitutto i medici devono diventare partecipanti, essere in grado di parlare tra di loro di cose, non so soltanto quanto costa, quanto è speso, ma come vanno le due persone. E si diceva: ma queste persone, quanti di questi pazienti, se hanno un fattore di rischio, muoiono entro un anno? Sarà un bel lavoro, perché dobbiamo seguirli. Quando abbiamo visto le cose, poi abbiamo visto che, per fortuna, questi pazienti che erano all'età media di 69 anni, per fortuna non muoiono. Avendo noi la vita media più o meno in Italia che è intorno agli 83 anni, prima di vedere uno che muore, e a questo punto tutti gli hanno detto: ma guarda un po', allora seguire i pazienti a rischio non è che uno deve stare lì a inseguirli come se tutti avessero un infarto. Tanto è vero che abbiamo dovuto fare una popolazione più allargata. E quando abbiamo mandato il lavoro al giornale è stato interessante, perché alla fine, chiudo, se no super mezze ore, perché l'articolo tecnicamente è andato tutti bene, per cui tutti contenti. È stato interessante scoprire per loro culturalmente che questo giornale, che è il New England Journal of Medicine, l'unica critica che ha fatto
era che noi dovevamo cancellare il fatto che quello studio era stato fatto attraverso la partecipazione dei medici e dei pazienti nella medicina generale. C'è stata una lotta feroce, se voi vedete il testo, in cui dice no, ma perché cosa c'entra che fossero medici? No, cioè, non si faceva. Infatti voi fate degli studi molto più piccoli perché i medici li dovete pagare. I pazienti vanno in ospedale, qui invece il medico andava a casa, i pazienti venivano. Cioè, la gestione del rischio cardiovascolare diventava un problema normale delle persone, di cui si parlava. E parlando del rischio, uno resta anche più alfabetizzato, a quel punto non diventa prevenire quello che gli dicono, ma devi mangiare questo, ma non devi mangiare questo, tanto pesce, gli oli di pesce, piuttosto ora di prendere anche il cibo, il parmalat, cioè tutti gli stili di vita. È inutile che uno gli dica a uno che ha 75 anni che deve cambiare stile di vita. Allora, questo qui guardate che ha delle implicazioni incredibili, perché tutto questo, per esempio in molti di questi pazienti, per esempio c'è il problema del diabete. Il problema del diabete porta un problema di alimentazione, di cibo e di fame. Tutti hanno scoperto adesso, tutti sono d'accordo, volete tutta l'argomentazione, che l'unico farmaco dei farmaci antidiabetici che funziona, dopo averne provati di tutti, avendo visto che alcuni poi invece facevano aumentare il rischio cardiovascolare, l'unico farmaco che funziona è un farmaco che si chiama metformina, che è un farmaco antico che io studiavo quando ero proprio giovane medico, ci vedevo un pochettino. Adesso quello lì è l'unico farmaco che serve, siccome però è talmente a basso costo, costa niente, che tutte le ditte a questo punto dico che bisogna fargli vedere che si aggiunge qualche cosa, e stanno cercando di aggiungere, e come modello scientifico dicono devono documentare che il nuovo farmaco, è interessante questo, non è inferiore al vecchio. Cioè la scienza o la ricerca deve dire, far vedere che un po' meglio, magari in termini anche soltanto di sicurezza, magari c'ha più gusto, ma se l'unica cosa con cui terminano i lavori è il dire, e così con questo studio si è documentato che questo farmaco non è inferiore all'altro, e uno dovrebbe dire bene, lo mettiamo fuori dal mercato, no, lo mettiamo come alternativa, perché poi si trova sempre qualcosa. Basta dire che l'emoglobina glicata, che è una misura del diabete, per essere normale deve essere di 7, sapendo che arrivare a 7 è difficile, se uno dicesse l'emoglobina glicata deve essere 7,5, non sarebbero candidati ai nuovi farmaci. Allora c'è tutto un gioco, ed è allora che per entrare, è chiaro che se un paziente dice guardi che lei deve arrivare a 7 con questo esame di laboratorio, e l'esame di laboratorio gli dice che lui ha 7,3, arriva a casa e dice qui bisogna un altro farmaco, e se il medico gli dice lo prendi, non è che lui possa andare a dire ma guardi che non è migliore dell'altro, deve sapere, anche perché tu. Per cui il problema della partita, però questo in fondo è un problema che non è della medicina soltanto, è quello della politica, è quello dell'economia. Se voi vedete come ci hanno quotidianamente istruito a pensare che gli spread piuttosto che tutti questi indici siano delle misure reali dell'economia, tanto che tutti fanno finta che il problema sia quella roba lì, e tutti poi dicono i premi Nobel dell'economia che è tutto un imbroglio, allora vedete che il problema della partecipazione in medicina è quello di ridare, che sarebbe il grande ruolo della medicina. Bill Gates dice io voglio sapere quanti bambini salvo, lui lo dice per fare il benefattore, però il fatto di dire a me non importa più il fatto di dire che ho dato delle risorse, mi interessa sapere se la mortalità di questi bambini è diminuita di tot in questi villaggi. E però se io applicassi questo a, per dire, problema per la magari Italia, Lombardia, mi piacerebbe sapere tanto quanti sono i malati mentali che diventano cronici inutilmente. Nessuno sa nemmeno quanti sono i malati mentali, non lo sanno, tutti prendono gli psicofarmaci, io faccio ricerca in quel campo lì, gli psicofarmaci nuovi non sono per niente meglio di quelli antichi che ho usato io negli anni 70, e servono soltanto per curare delle crisi piccole, non servono niente in avanti, non sono per cronicizzare i pazienti. Ma la psichiatria non è più oggetto di interesse, e i malati mentali, abbiamo appena finito uno studio importante proprio anche con la Terziana, con alcuni del Veneto, del Piemonte, per
creare le reti sociali intorno ai malati mentali, che sono quelli che servono. Ma se uno dice oggi a un infermiere di fare rete sociale, lui non sa manco più che cosa è una rete sociale. Uno che viene fuori adesso dall'università di infermeria. E infatti quando abbiamo detto di fare le reti sociali, e quelli dicono, cioè? Perché non c'è intorno alla società. Se io faccio una rete sociale per un malato psichiatrico a Partoggiano, io dovrei andare a parlare con le commesse, lascio a parte i boss che sono ricomparsi adesso, ma devo andare a parlare con le commesse del supermercato, che quando riconoscono questo che va alla spesa non gli dicono, oppure quello che invece è del giornale, cioè la rete sociale, ma le reti sociali ci sono per questi, che poi il problema è uguale per gli anziani. Ecco allora che la sanità dovrebbe ridiventare effettivamente uno strumento di alfabetizzazione alla partecipazione al diritto alla vita, ma il diritto alla vita è indivisibile, non può essere soltanto quello della sanità, per quasi tutte le cose la letteratura cosiddetta scientifica scopre, ancora adesso vi prego, vi do tanto per darvi l'idea, che scoprono che, per restare in un altro campo della medicina, scoprono che se a degli immigrati, questi sono americani, che gli immigrati che arrivano là un po' da tutte le parti sono più contenti se li parli nella loro lingua e non in inglese. Abbiamo fatto uno studio per documentare. E se loro riescono a raccontare la loro storia nella loro lingua, viene meglio. No? Allora, e guardate che questo è il problema che, di cui noi abbiamo a che fare, in fondo. Le cose che fanno i nostri politici, guardate, fanno finta di partecipare quando vanno a fare la visita, perché ha avuto tanto successo il Papa, perché dice ogni tanto delle cose di senso comune, dice, cioè, non ho capito, cioè, guardate che questo gli sta male, non è che abbia la mamma, però scoprire che la normalità deve diventare parte della politica è veramente una sfida un po' per la democrazia e anche effettivamente per la sanità. Quando c'è questa, le cose poi succedono, la gente partecipa, io ho delle esperienze anche in paesi molto meno arretrati, molto meno sviluppati di qua, delle persone che gestiscono la salute come donne di casa o altro, che fanno diminuire loro la... e abbiamo fatto vedere perfino pubblicando anche dei lavori scientifici con tutte le persone, anche sui giornali importanti, Lancet, in cui gli autori o le autrici erano le donne di casa, che seguivano i bambini a rischio, le persone con ipertensione, c'era mica tanto da fare, misurava ogni tanto la pressione, tutti la misurano, poi dicono che c'è l'autocontrollo della pressione arteriosa. Si sa da sempre che se la misura il medico si alza e quando uno la misura lui si abbassa, tanto meno abbassarla, e quello lo facevano, e quando mi ha fatto vedere che il controllo fatto dalle donne di casa era equivalente a quello dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ci hanno detto, no, come fate a dirlo, perché avete fatto, e ci chiedevano perfino di dare i nomi delle donne di casa, e diciamo, guardi, vivono nella foresta, non è che possiamo adesso chiedere di mettere sul nome degli autori, perché... Cioè, noi siamo in un mondo che cerca di trasformare, di cancellare ciò che è normale, la partecipazione alla democrazia, in qualcosa che sembra molto pericoloso da attendere e da delegare a qualcuno, anche i medici, che possono dire tutto quello che abbiamo bisogno. Scusate la lunghezza.